essere migranti in Italia si paga a caro prezzo. Assolutissimamente sì, oggi davanti alla prefettura di Palermo, ma davanti a tutte le prefetture a livello nazionale, c'è questo sit-in o comunque questa manifestazione di immigrati per dire basta. Purtroppo il 30 di gennaio è entrato in vigore la sovratassa sul permesso di soggiorno. L'immigrato è costretto a pagare per rinnovare il permesso di soggiorno dagli 80 ai 200 euro in più. Se si considera il nucleo familiare delle famiglie immigrate, che di solito sono abbastanza numerosi, è un peso notevole su di noi. Un permesso di soggiorno per attesa occupazione in un momento di crisi non può essere di 6 mesi, perché c'è gente che sta in Italia da 30 anni e poi si ritrova costretta a vivere nella clandestinità o a rientrare nel proprio paese. Si richiede di accelerare i tempi di consegna dei permessi di soggiorno, che molto spesso ci vengono consegnati scaduti. Si richiede una politica per quanto riguarda corretta per quanto riguarda i centri di permanenza, che si passi dai 18 mesi, che non hanno nessuna utilità se non veramente incidere sulla dignità dell'essere immigrato. A differenza di tantissimi italiani, senza che si offenda qualcuno, le tasse le paghiamo perché ad ogni controllo di permesso di soggiorno ci viene richiesto di dimostrare che queste tasse le paghiamo. Versano ogni anno quasi 7 miliardi di contributi nelle casse dell'INPS, 7 miliardi di cui noi vediamo molto poco, perché essendo per la maggiore l'età media è di 35 anni degli immigrati, molto poco di noi vanno in pensione, quindi sono soldi che servono per pagare le pensioni anche degli italiani. Chiediamo anche che venisse adottata la direttiva dell'Unione Europea che prevede sanzioni per chi sfrutta i lavoratori e una previsione di regolarizzazione per i lavoratori non in regola. Gli immigrati sono presenti intorno al 7% rispetto alla popolazione totale e contribuiscono almeno con il doppio del PIL. Chiediamo che tutti i fondi che siano stati versati anche per i permessi di soggiorno venissero utilizzati in progetti di integrazione e inserimento dei lavoratori immigrati. Che l'aumento così eccessivo e insostenibile per il rinnovo del permesso di soggiorno, per la carta di soggiorno, che per un nucleo familiare è un costo pari a una retribuzione mensile. Quindi chiediamo al governo, così come si è impegnato a fare, a rivedere questa tariffazione legandola al reddito familiare e al nucleo familiare. Avete chiesto un incontro col prefetto? Sì, abbiamo chiesto intanto un incontro col prefetto per rappresentare le nostre richieste, le richieste di CGIL e CISL UIL a nome di tutti gli immigrati. In Italia si parla di immigrati solo quando si tratta di soprattassa, come oggi, e quando succede qualche sporadico caso eclatante.